Un quadro sobrio, con il sangue delle teste mozzate. Henry Regnault. Quest'opera la si trova in quasi tutti i libri di storia dell'arte. Ed è tipo Nascita di Venere di Alexandre Cabanel, che viene messa sempre in confronto con qualche altra opera di cui adesso non mi ricordo il nome, ma se voi la vedete stampata sui libri, questa opera qui ha dei colori totalmente diversi. Vedendola live è qualcosa di micidiale, ci sono degli azzurri e dei blu bellissimi. L'incarnato è meraviglioso. E poi c'è questa che è una meraviglia. Questo è un quadro di Giovanni Boldini. Voi non avete idea di come è reso questo vestito qua. Pittoricamente sembra proprio raso, cioè ti dà proprio l'idea del lucido del tessuto tipo il raso. È una cosa allucinante, ci sono dei rossi meravigliosi. Bellissimo, Toulouse-Lautrec. E sono bellissimi. È meraviglioso. Tutto il tipico mondo rappresentato da Toulouse-Lautrec. Questo qua anche è molto famoso, lo trovate spesso in molti libri di storia dell'arte. La toilette è famosissima ed è bellissima. Non so se riuscite a vedere il tratto, per esempio, della gamba. Nella gamba. È bellissimo. O nei capelli. Nei capelli forse si vede di più. Dindi. Con una tuba meravigliosa. Che faceva delle opere evidentemente abbastanza piccole. La Bevitrice di Assenzio. Ed è meravigliosa. Ovviamente stiamo parlando del Picasso del 1901. Quindi prima della svolta o comunque scoperta del cubismo, invenzione, diciamo invenzione, dai. Allora, scusate, io sto guardando questo quadro di Pierre Bonnard che si intitola L'elefante alla brouette, étude, scusate, francese, e è uguale alla bambina Susanna dei formaggini, è identica. Qua abbiamo Pupille de Chavannes. Anche questo si trova spesso nei libri di storia dell'arte. Qua c'è questo mega gigaplastico. Cammini sopra Parigi in pratica. Ed è bellissimo. Penso che questa qua sia l'opera. Non possiamo farci mancare delle scene di martirio. Che sono poi quelle che io amo. E mi direte voi, perché ami le scene di martirio? Allora, guardate il santo che in questo. Allora, San Lorenzo ha l'aureola, e lo vedete qua, che guarda tranquillo il cielo in alto, perché c'è l'angelo che gli sta portando la classica palma, simbolo del martirio, e intorno c'è un casino allucinante. La cosa che mi piace di più delle scene di martirio è proprio questa, l'estasi mistica del santo. Che appunto, cioè, sta subendo il supplizio e tutto intorno il caos. Quest'opera è gigantesca. Guardate i piedi sporchi. Non ci posso credere.
sono nella sezione impressionisti e neoimpressionisti e c'è anche Le Déjeuner sur l'herbe di Manet. Enorme, tra l'altro, me la immaginavo più piccola, invece gigantesca. Perché quando le si vede stampate sui libri non si fa mai caso alla dimensione effettiva dell'opera, invece è proprio grande. Ed eccolo, finalmente! Bellissimo. Ha dei colori stupendi che nelle stampe difficilmente vengono resi, soprattutto gli azzurri, i verdi e l'incarnato, cioè l'incarnato delle persone raffigurate con queste rose, queste punte di rosso sono fantastiche, c'è questo gioco di luce che filtra tra gli alberi, che è micidiale, cioè è bellissimo. Io e il mio amore per Cézanne. E ora Degas con la bevitrice d'assenzio, sono nella sezione di Degas, la vedete male perché vedete il riflesso purtroppo, e qua c'è tutta la sezione Degas con di là tutte le cose delle ballerine e addirittura anche tutte le sculture delle ballerine. C'è anche quella che è più famosa, che è questa qua, che la trovate anch'essa quasi sempre in tutti i libri di storia dell'arte. C'è sempre. E adesso vi volevo far vedere questa, che secondo me è molto bella per la luce che ha. La gente che passa in mezzo. E questa è molto bella per la luce. Ripetizione di un balletto sulla scena, mi sto traducendo dal francese. E poi c'è anche questa, che anche questa è abbastanza famosa, la lezione di danza, sempre di Degas. E qua c'è un'altra sala interamente dedicata sempre a periodo impressionista o post impressionista. In questo caso qua abbiamo questo che è meraviglioso, che è Camille sul letto di morte e quindi un tipo dipinto post mortem fatto da Monet, meraviglioso, e qua c'è tutto Monet con queste che sono famosissime. Adesso se la gente mi lascia passare vediamo queste due che sono famosissime, e queste però sono sempre di Monet. Sono molto belli i colori, le pennellate sono velocissime, gli azzurri sono, mi piacciono molto i contrasti tra azzurro e questo rosa. Qua ci sono tutte delle pennellate, non so se vedete, rosa, azzurre, e vicine fanno delle tonalità molto interessanti. Di qua forse si vede di più. Altra cosa molto, altri molti diversi, altri molti famosi sono questi di Renoir. Io dite quello che volete, però di Renoir la cosa che amo di più sono gli incarnati. Adesso qua non vedete niente, vediamo se riesco a chiudere un po', ecco, gli incarnati, questi incarnati così con queste gote rosa, secondo me sono troppo belli. Qua c'è tutta un'altra serie di Renoir, di Pissarro, cioè tutti dello stesso periodo, comunque siamo nella seconda parte inoltrata del 1800. È infinito questo museo, pensavo fosse
è meno dispersivo, invece ciao, adesso qua ci sono tutti gli studi di... Oddio. Qua siamo ancora sempre Monet con... tutti gli studi e c'è questa ricerca dello studio della luce, del colore bellissima con queste pennellate molto rapide che però mettono assieme colori differenti per cercare di rendere l'idea poi dell'atmosfera, del colore, della luce e è meraviglioso, guardate. Qua con dei tocchi rapidi di pennello è riuscito a rendere un giardino fiorito e siamo sempre davanti a Monet. Ma guardate quante pennellate di colori diversi accostate tra loro, cioè, troppo bello. Qua abbiamo un'opera gigantesca di Monet che è tutto un tripudio di blu e di verdi. Però la cosa che ci piace di più, almeno a me piace di più perché secondo me si capisce meglio quello che è poi lo studio che c'era all'interno dell'impressionismo, che è appunto la ricerca della luce. Quindi qua abbiamo tutti gli studi, i covoni, qua c'è questo esemplare e poi qua ci sono tutte le fasi di studio della cattedrale di Rouen, che lui ha fatto più e più volte, ricreandole in diversi momenti della giornata con diverse cose atmosferiche, e quindi cambia la luce. Cioè, proprio lo studio è incentrato tutto sulla luce e sull'atmosfera di varie ore del giorno, quindi luce diversa nelle varie ore del giorno che dà che dà dei colori e che cambia appunto la percezione che noi abbiamo della stessa cosa. E questo secondo me è geniale, sono bellissime. E poi c'è questo qua. Guardate il colore che c'è del sole, sia in alto sia in riflesso nell'acqua. Procediamo, qua abbiamo ancora qualcosina di Renoir, tutti dei ritratti della società dell'epoca, ancora una volta, ripetiamo, incarnati, meravigliosi, e qua abbiamo questa parte superiore del vestito blu-azzurra molto bella. E qua abbiamo addirittura Cézanne, meraviglioso, queste nature morte che sono molto famose anche queste, le trovate quasi sempre nei libri di storia dell'arte. E sono bellissime. Vediamo adesso sempre qua. C'è sempre Cézanne e di Cézanne c'è anche quello che è bellissimo. Sto dicendo che questa zona qua è piena di gente e ci sono anche i giocatori di Cézanne, in cui vediamo già un qualcosa legata alla scomposizione. Cézanne è stato un genio del suo periodo. Io lo amo particolarmente, mi piace moltissimo, ha fatto molti studi e ha influito molto soprattutto sulle ricerche che si sono sviluppate dopo la sua morte. Quindi lui ha messo le basi per le ricerche future ed a me piace tantissimo. Qua abbiamo tutta la sezione dei puntinisti, Seurat e Signac, sono quelli che vengono citati sempre in tutti i libri di storia dell'arte. Siamo ad un passo successivo all'impressionismo, o comunque, cioè, è una corrente che si sviluppa
in seguito è forse qualcosa di più scientifico rispetto all'impressionismo, con tutti questi puntini, micro tocchi che di colori diversi, che però tutti insieme l'occhio li percepisce come un colore unico. E quindi anche questo veniva sempre fatto per cercare di riprodurre gli effetti di luce in maniera ancora più scientifica. Questo è famosissimo. Addirittura mi ricordo che era all'interno della copertina di un mio libro di storia dell'arte. E qua abbiamo sempre altri esempi. Guardate che bello questo. Questo è Notre Dame, fatto da Maximilien Lossé, o Luss, non so come si dice. E anche questo pontinismo è meraviglioso. Poi io non so voi come li state percependo dal video, che sicuramente farà un po' più schifo. Questo è il museo. Allora, sicuramente vedrete molto rumore in questa ripresa perché c'è un po' buio, però penso di essere nella zona Art Nouveau del museo. Questo perché c'è la ricostruzione di un interno Art Nouveau ed è bellissimo, perché ci sono tutte queste linee, tutti questi lavori che riprendono appunto la natura, ed è qualcosa di meraviglioso. C'è molto buio e quindi la ripresa è quella che apre molto bello. Guardate le linee. In pratica questa sezione del Musée d'Orsay per me potrebbe essere tipo un negozio di arredamento, perché io vorrei proprio tutte queste cose in casa. Questa vetrata è splendida, per non parlare poi di tutti i mobili che ci sono. Quindi qua c'è questo divano meraviglioso con tutte queste linee ondulate, qua c'è questo mobile gigantesco che è bellissimo, e di là ci sono, guardate le porte. Qua c'è il cartello della metropolitana e guardate qua, c'è la camera da letto che è bellissima. Io non so perché abbiamo smesso di fare dei mobili così belli. Se non si è capito, non mi piace molto lo stile moderno. Non mi piacciono le cose essenziali. Qua mi piacciono più queste cose belle, grosse e sfarzose, che sono un casino sicuramente da pulire, però almeno sono belle, sono cose belle, sono dei mobili belli che non, che ti fanno vivere il circondato da cose. Guardate queste sedie qua, sono bellissime. Questa è la vista che avete da Musée d'Orsay. Questo qua è il Louvre. E qua c'è una ruota panoramica, perché in tutta questa zona qua ci sono delle giostre, e qua c'è il traffico orribile di Parigi. Orribile perché è davvero tanto. Facciamo tutti insieme un saluto a Vincent. Ciao Vincent. E beh, però ragazzi, qua bisogna un momento di raccoglimento per quest'opera meravigliosa, importantissima, un'opera che della storia dell'arte è stata citata un sacco di volte, tra l'altro è stata citata anche da Witkin, ed è l'atelier del pittore di Courbet, che adesso io vi faccio vedere così, ed è enorme. Ovviamente si vede in mezzo, no? Questo pittore che sta dipingendo. Questo quadro è famosissimo, è per la storia dell'arte, è molto importante perché ci sono tutti i modelli. In questo caso sembra anche essere una sorta di manifesto di quella che era la pittura di Courbet, ed è gigantesco, ed è stato ripreso anche da Witkin ha fatto tutto un lavoro di ripresa della storia dell'arte.
ovviamente inserendo quella che è poi la sua poetica. Vi vorrei fare un video tutto incentrato sull'opera di Witkin, perché è uno dei miei artisti preferiti e poi perché secondo me merita, e forse non è neanche conosciuto come dovrebbe. Ma ve l'ho detto che io ieri ho visto Ellen von Unwerth, non so se si dice così il cognome. Io mi sto perdendo, ma anche perché mi sto davvero stancando. Qua ci sono delle fotografie d'epoca e questa, vabbè ragazzi, questa è una fotografia di Julia Margaret Cameron. Queste sono le prime fotografie della storia, capito? Cioè sono le prime, tutto nasce con loro. Loro hanno iniziato ad utilizzare la fotografia come mezzo artistico e fa un certo effetto, considerando che oggi la fotografia ce l'abbiamo a portata di mano negli smartphone ed è diventata una cosa totalmente scontata. Vedere come erano fatte prima. Qua abbiamo nell'opera Cézanne, ma abbiamo anche un altro quadro celebre che adesso vi facciamo vedere. Mi sarei dovuto ripassare la storia dell'arte, perché qua abbiamo Edouard Manet, il balcone. E poi qua ci sono altre opere sempre di Manet. Sì, ci sono troppe cose, ci sono troppe opere, cioè io mi sto perdendo, sto arrivando ad un momento di saturazione visiva. Questo è il ritratto fatto da Paul Cézanne a Achille Mbert. Questo è famoso. Achille Mbert è famoso. Questo è sempre un altro Cézanne che io amo particolarmente. E direi basta. Qua ci sono delle altre cose. Qua c'è dell'arredamento molto pacchiano che non guarderemo. L'ingresso al museo costa 14 euro e vi dà la possibilità appunto di vedere tutto il Musée d'Orsay. Ci sono all'interno alcune opere che invece non è ci sono all'interno del museo alcune mostre che invece non rientrano nel biglietto del solo Musée d'Orsay, ma dovete comprare un altro biglietto. Qua ci sono delle altre opere, qua c'è un'altra opera molto famosa, sempre di Monet, che trovate in molti libri di storia dell'arte, che è questa. E io direi che possiamo congedarci dal Musée d'Orsay. Vedere la galleria centrale, che poi questa era una stazione, quindi c'è la struttura, tutta questa volta a botte in ferro con tutti questi cassettoni. Sicuramente qua ci passa perché ci passavano sotto i treni, cioè qua ci saranno stati i treni. Era da tanto che volevo vedere questo museo. Adesso magari facciamo anche uno zoom sull'orologio. Bello. È stato bello. Stancante però, perché è troppo grande. Cioè qua io mi sto accorgendo che forse ci sono ancora delle opere che non ho visto, tipo Courbet. Adesso voi non mi vedete,
E di Courbet adesso, ragazzi, vi faccio vedere l'opera. Ma l'opera, che è quella più chiacchierata, più nota, più famosa. Vi sto facendo aspettare perché perché c'è gente prima. Non ve la voglio mostrare adesso, ve la voglio far vedere proprio bene. Qua c'è tutta la zona di Courbet. E adesso guardiamo l'Origine du Monde. Questa è famosissima. E a voi.